Struzzo è stato deciso di insegnare ai vigili urbani il karate. Vediamo un po' perché. Karate o karate, come vi pare. È vissuta almeno una volta da tutti gli automobilisti. C'è chi ha preso una multa per acclarata colpa, chi perché l'ufficio chiudeva e i parcheggi erano pieni. Si tenta la mediazione con il vigile, come questo signore. Qualcuno nervoso invece alza la voce. Consiglio spassionato del redattore. Evitate gesti d'ira a Giulianova. Palestra due volte alla settimana, istruttore specializzato in autodifesa. L'hanno presa sul serio i vigili urbani di Giulianova, che hanno iniziato le lezioni 6 mesi fa e oggi sono già in grado di scoraggiare gli automobilisti poco educati. Il corso è gratuito, a totale carico dell'amministrazione comunale. Tutto questo perché il vigile nell'operare si sente più sicuro e comunque vorrei sottolineare che questo non è un corso di difesa per offendere, bensì è un corso di difesa, di autodifesa. Autodifesa sì, antistress sì, ma è meglio evitare ogni discussione e pagare, questo è un consiglio. Crolla quindi il mito dell'accorata discussione con il vigile in divisa. La discussione è sempre aperta, però entro certi limiti è sempre corretta e sempre apprezzata, non è che noi siamo dei giustizieri oppure siamo delle persone come gli altri, anzi con i cittadini di Giulianova, ma anche di fuori con i turisti, siamo stati sempre ben predisposti. Lei ha mai pensato di... No, di mettere in pratica questo no, però sono successi dei fatti che forse sarebbe stato bene usare questa... Un'informazione per i cittadini, chi è il vigile più bravo, chi è il vigile da evitare? Da evitare? Guardate lui ed è tutto dire. Un punto debole comunque lo abbiamo trovato, guardate cosa succede se a contestare una multa è un'istruttrice di tecniche di autodifesa.